Sono Sor Margherita Marin, originaria di Riese, vengo dalla comunità di Ghirla. È la prima volta che vengo qui nel Vaticano, dopo la morte di Giovanni Paolo I. Per la prima volta l'ho incontrato dopo, il secondo giorno dopo il suo, che era qui nel suo appartamento. Ci ha incontrate tutte e quattro che eravamo. Ci ha salutate con molta cortesia. Le altre consorelle, una era Sor Vincenza, Sor Cecilia e Sor Elena. Sor Vincenza la conosceva fin da giovane seminarista. Poi, quando l'hanno fatto vescovo, il vescovo aveva chiesto una piccola comunità nel suo episcopato a Vittorio Veneto, perciò la prima è chiamata Sor Vincenza perché lei la conosceva fin da giovane prete. Non era tanto contenta, però, perché pensava di essere anche un po' troppo anziana, aveva avuto un infarto, però il Papa l'ha incoraggiata e ha detto: no, ci troviamo bene qui, ci troviamo bene qui. Anche aveva detto: guarda Vincenza, non lavori tanto qui, se ha bisogno anche dell'ascensore, prenda pure il mio ascensore. E voi suore, ho detto, no, stiamo attenti tutti insieme che stia bene. Delle quattro sono rimasta solo io, ero la più giovane, avevo appena 37 anni. Ci accolse con tanta semplicità, poi si accorge che c'era una suora giovane e dice: mi spiace di aver portato via una suora giovane. Io mi occupavo della guardaroba, della cappella, e altre mansioni quando c'era bisogno. C'era la cuoca, Sor Cecilia, Sor Elena coordinava un po' i lavori e Vincenza faceva l'infermiera, quella più vicina al Santo Padre. E poi eravamo anche a disposizione quando il Santo Padre, se aveva bisogno di qualcosa, ci cercava, in quei giorni lì ci cercava qualche volta perché doveva sistemare anche lui il suo studio. Così andavamo uno o l'altra a aiutarlo. Mi ricordo che è arrivato il giorno 13, tutti i libri da Venezia, ma noi eravamo un po' occupate e si è messo lui a sistemarli. Ma sistemava, ma cadevano anche per terra. Mi hanno trovato in ginocchio che raccoglieva i libri per sistemarsi nei suoi scaffali. Suora mi arrangio, no, no, veniamo aiutarlo a sistemare. Qualche volta capitava quando aveva bisogno di un caffè che veniva su dalle udienze, veniva avanti, chiedeva: suore, c'è qualcuna? E chiedeva: fatemi per favore un caffè. Era sulle 11:30, così servivamo noi. Chiunque si trovava, preparavamo il caffè. Il giorno dopo che il padre ci accolse, ci disse anche: qui noi siamo una famiglia, vogliamo celebrare insieme. Perciò la cappella che è di sopra, lei suora, va su con padre Maigy, porta via tutto perché celebriamo la messa nella cappella privata, insomma. Il Papa si alzava sulle 5:30 al mattino, si recava in cappella, pregava un'ora, un'ora e mezza. Poi alle 7 celebrava la messa, tutti assieme sempre. Dopo la messa si reca per la colazione. Dopo colazione si fermava un po' a guardare tutti i giornali che arrivavano. Poi si ritirava un momento in studio e dopo, se aveva qualche udienza, o l'ora anche dell'udienza del mercoledì che si recava giù nell'aula Paolo VI. Poi nel ritorno, verso le 11:30 così, veniva dentro anche a salutarci, diceva: siamo, sono qui, cercava un caffè, in linea generale, sì. E poi l'ora del pranzo, pranzava con i suoi due segretari, più tardi si portava nel suo studio, non so, un po' a riposo.
di solito non usciva, ma un giorno ha chiesto di poter uscire dall'appartamento. Aveva chiesto di andare a passeggiare nei giardini, ma le avevano detto di no, perché se andava lui dovevano chiudere alle persone. Allora lui ha detto no, se dovete chiudere per gli altri io sto dentro. Allora passeggiava in casa, oppure andava su nel giardino pensile e passeggiava lì. Leggeva, girava intorno la guardaroba, cioè faceva un po' un corridoio e poi si recava in guardaroba, si fermava con i fogli in mano, qualche volta anche a scrivere qualcosa. Io stavo stirando dalle volte, allora dice: Suora, è caldo adesso, mi raccomando, devo cambiarmi spesso perché lei stiri poco la camicia, stira poco la camicia, basta soltanto il cuoio e i polsi, il resto non si vede. Mi raccomando, sa, non perda tanto tempo per me. Aveva sempre paura di disturbare. Lui era molto delicato su questo, sì. Avevo per far lavorare troppo le suore. Verso le 7 andava per i vespri, le recitava con i due segretari, le recitava l'inglese perché voleva esercitarsi sull'inglese. Nessuna dieta proprio, no? Mangiava quello che mangiavamo tutti, ecco. La sera cenava normalmente, poi si ritirava un po', andava in studio. Dopo cena veniva a salutarci e ci diceva buonanotte, suore, anche domani celebriamo la messa assieme, e si ritirava nel suo studio. In quei giorni era sempre tranquillo, sereno, ci incoraggiava anche a noi, ci chiedeva preghiere perché tutto il mondo dice bussa qui, ha detto. Perciò dovete aiutarmi perché ho un peso grande anche da portare. Sì, santità, guardi, tutto il mondo prega, vedrà che il Signore le dà la forza di svolgere questo compito grande. Era sereno proprio, no? Cioè, anche a noi diceva, dava coraggio. Perché ci vedeva lavorare a correre, ci vedeva così, però era molto, molto, non aveva nessun segno di stanchezza, di impazienza, no, era tranquillo, tranquillo proprio, no? Stava bene anche, stava bene proprio, non l'abbiamo visto lamentarsi di nessun disturbo. Mi ricordo che è venuto il medico di Vittorio Veneto, il suo medico che aveva prima, e l'ha trovato bene, così ci ha riferito Sor Vincenza, anzi le ha tolto anche una medicina, non so quale, perché alla mattina dell'ultimo giorno è stata la giornata così, che si è alzato solitamente alle 5:30, è andato in cappella a pregare e poi ha celebrato la messa normale, poi ha fatto colazione. Solito ripassa sempre i suoi giornali, va poi giù per l'udienza, no, sì, perché c'era delle udienze, sì, delle udienze. Torna su alle 11:30 come al solito, chiede un caffè, poi pranza, va a riposarsi un po' e fino alle 3 così incomincia esce. E passeggia per il corridoio, viene ancora in guardaroba con i suoi fogli in mano, che scrive, legge, si appoggia sopra il tavolo dove sto stirando anch'io. Mi parlava tante volte in Veneto. Poi è ritornato nel suo studio, è normale, la sera recitato i vespri ancora con i suoi segretari, sempre inglese, ha cenato normalmente e poi, come al solito, viene a salutarsi e dice: Suore, buonanotte, la giornata è andata bene. Dopo cena ha avuto una telefonata
Cardinale Colombo. E poi più tardi è ritornato a noi, da noi a salutarci come al solito. Cioè, mi ha chiesto a me che messa avevo preparata per il giorno dopo, Santità, ho detto la messa dei Santi Angeli. Bene, ha detto lui, bene, anche domani, se il Signore vuole, celebriamo la messa assieme. Così ci ha lasciate. Ha percorso il corridoio, noi eravamo sulla porta, no, solita lì tra il refettorio e la cucina e seguivamo un po'. Io ero proprio diritta alla porta dove lui entrava. Si è girato, quando è arrivato in fondo, si è girato indietro e con la mano ha salutato. Insomma. Mi è rimasta quell'immagine proprio, sì. Un'immagine che non l'ho mai visto a fare quel gesto di girarsi e salutare. Era sereno, sì, era sereno. È un'immagine che mi porto dentro di lui, l'ultima. A loro, i segretari, penso, ma non l'avevo mai detto. Diceva, voi, ha detto, non state sempre in casa, andate pure che io rimango con le suore. Diceva anche questa, ci ha detto. Don Diego è uscito. E mentre padre Maghì è rimasto con noi, aveva un annuario e guardava quali erano i papi, quanto erano vissuti. Così ci faceva compagnia perché qualcuno doveva rimanere in casa. Ed eravamo un po' di giorni che eravamo un po' tranquilli e quella sera anche lui tranquillo con questo annuario sfogliava, questo è vissuto tanto, questo è vissuto poco e purtroppo è così. Poi abbiamo passato la sera e ce ne siamo andati. Mi ricordo che quel mattino come al solito mi sono alzata alle 5:30. Perché alle 5:30 arrivavano i fiori, la spesa, perciò era un po' da riordinare. Poi mi recavo presso la sacrestia perché finivo da riordinare la messa e tanto Sor Vincenza preparava anche lei il caffè al Santo Padre, lo poggiava fuori nella mensolina vicino alla sacrestia. Poi in un certo momento viene e dice guarda, non c'è ancora il Santo Padre che di solito a quest'ora è passato un po' e non lo vedo. Beh, aspetti un po', dopo bussi. E così ha fatto, poi, dopo un po' ha provato a bussare, apre la porta e dice, ah no, ha detto, questa cosa non me la doveva fare. Io ho sentito e sono uscita fuori, così ha detto, andiamo dentro a vedere. E abbiamo visto purtroppo che c'era la luce accesa, era a letto. Con gli occhiali e con dei fogli in mano, ma sembrava che sorridesse. E lei ha detto: no, no, ha detto guardi che è mancato, e così. Io ho provato leggermente a mettere la mano, sentivo che era freddo, era sì. Sono momenti che non si sa, non si ha parole, non si ha niente, si rimane stupiti perché a trovare il Papa morto non. È una cosa che non si avrebbe mai pensato che ci lasciasse proprio così presto. Eravamo incredule, però era vero. Poi ci siamo mosse a cercare i segretari. Io sono andata su da Padre Maghì, lei è andata da Don Diego e sono venuti e in fretta ho chiamato il medico. E il cardinale Villot, non ricordo un nome, è un altro cardinale che era detto, cardinale che era detto all'appartamento del Santo Padre, del Papa, insomma. E così hanno verificato la morte, una morte improvvisa che non ha nemmeno sofferto neanche un attimo, ha detto proprio, è stato un infarto fulmineo, diciamo noi altri. Non aveva niente fuori posto, no. Aveva in mano quei tre fogli dattiloscritti che io proprio ho visto due parole, Mangioni e Beoni, che mi hanno detto stava preparandosi per l'incontro del giorno dopo, c'era l'udienza perché era di succedeva il mercoledì dopo, sì. Dopo che hanno verificato, cioè, non sapevano come annunciare al mondo che il Papa era morto.
E più tardi ci hanno detto a noi che non dovevamo dire che l'avevamo trovato noi il Santo Padre morto, che dovevano essere stati i segretari. Noi siamo così state zitte sempre, fino a poco 40 anni, diciamo. Poi mi sono sentita dire, ho sentito che l'hanno annunciato che l'avevano trovato i segretari, mi sono un po' rammaricata perché ho detto, come mai si hanno detto che era segreto e l'hanno annunciato. Comunque è stato così. Più tardi hanno chiesto a me di portare i paramenti perché bisognava portarlo giù in cappella, vestirlo e portarlo giù nella Cappella Clementina. Abbiamo seguito il corteo fino alla Cappella Clementina, siamo rimaste lì a pregare. Noi per prassi succede così che bisogna vuotare tutto l'appartamento. Fino a sera abbiamo lavorato e ognuno sui nostri uffici abbiamo sistemato tutto e siamo andate sul più tardi nella nostra casa qui delle suore di Maria Bambina, insomma. Siamo state fino i funerali e dopo ancora, perché dopo, beh, io dopo questo sono andato con Papa Giovanni Paolo II e non so cosa dire perché l'effetto è emozionante, insomma, tornare in questo dove si è passato un mese così intenso a servire un Papa che poi dopo ci ha lasciati così in fretta anche. E poi rimane un segno, insomma, trascorrere un periodo così non è di tutti, e perciò il ricordo rimane per tutti i giorni, diciamo, questa sia la preghiera perché che guardi in giù, che ci aiuti. In questi giorni sono tornata alla tomba e ricordo il giorno del funerale che siamo andate giù. Noi suore, c'erano i parenti e abbiamo visto dove l'hanno sistemato. Quando sono stati giù hanno riaperto la cassa, l'avevano messo dentro questo sarcofago con i piedi verso San Pietro, così per ricordarsi bene quando si va giù a pregare, almeno sappiamo come è messo. E hanno letto un rotolo dove hanno testimoniato l'ultimo giorno, l'ha scritto. C'erano anche i nostri nomi, c'era tutto. E poi è chiuso il rotolo e hanno chiuso anche, è stato un momento di preghiera e poi ci siamo lasciati con questa. Sì.